Non abbiamo paura a parlare di esuberi, l'importante è che siano prepensionamenti sempre volontari e che gli esuberi derivino da un progetto industriale chiaro, serio e condiviso. Così Fabio Faltoni della Fabi di Arezzo commenta le indiscrezioni sugli esuberi che riguarderebbero il personale delle tre banche ponte nate dalla risoluzione di Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti nel passaggio alla nuova proprietà, cessione che potrebbe a breve vedere la luce. I numeri che leggiamo nella stampa nazionale sono elevati, però non perdiamo la testa, si parlerebbe di 900 esuberi su 4.800 dipendenti che sono i dipendenti di Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti. Ovviamente vogliamo vedere le carte, di quanti esuberi di quali si parla, quanti attribuibili a Banca Etruria, quanti attribuibili ad altre banche. Le ricordo che Banca Etruria dal 2012 al 2015 ha già fatto due importanti piani di prepensionamenti. Saranno 390 i colleghi dipendenti che andranno nel fondo esuberi tra il 2012 e il 2019. In pratica oggi siamo 1.500 dipendenti, Banca Marche 2007, noi siamo 1.500 ma già 130 hanno firmato per andare in prepensionamento. Ecco, ci troviamo davanti al centro direzionale di Banca Etruria. Nel futuro cosa ci potrebbe essere? Vi preoccupa? È importante questa domanda, siamo preoccupati, però abbiamo visto anche i progetti di UBI, UBI è una banca molto importante che dovrebbe acquisirci, speriamo entro breve, e vediamo che da Brescia a Bergamo fino a Iesi non hanno macro aree, non hanno centri direzionali. Secondo noi invece, entrando UBI in Toscana grazie a Banca Etruria, questo centro direzionale potrebbe tornare molto molto comodo per la banca, per UBI, ma anche e soprattutto per il territorio. Ecco, anche un appello alle istituzioni, il vostro è fondamentale la permanenza del centro direzionale ad Arezzo anche per le realtà economiche aretine. Esatto, è un appello agli enti locali, alle istituzioni, a tutte le associazioni di categoria. È fondamentale non solo il mantenimento della presenza di filiali ad Arezzo, ma anche e soprattutto di centri direzionali, di centri decisionali che facciano da raccordo fra il territorio e la direzione di UBI.